Ben ritrovati amici di InfoCilento e benvenuti ad una nuova puntata di Obiettivo Benessere. Oggi con la dottoressa Elvira Serra che è qui in collegamento con noi, eccoci qua. Salve dottoressa, Salve, un buongiorno. saluto a tutti. Grazie. Allora, parleremo di due argomenti molto importanti, ovvero la circolazione delle gambe anche in vista dell'estate, quindi gonfiore, come possiamo migliorarla, insomma, e poi il colesterolo, che è sempre un argomento un po' spinoso. Però partirei per gradi, quindi inizierei col parlare proprio della circolazione, delle gambe, co che cos'è, come funziona e come possiamo migliorarla. È un argomento che in questi periodi riscuote sempre tanto interesse. E perché? Perché i nostri pazienti, ma importanti, in particolare i nostri pazienti, hanno prurito, le gambe si gonfiano, hanno crampi durante la notte e questo certamente preoccupa un po' tutti. Questo è in genere dovuto all'insufficienza venosa. Che cosa vuol dire? La circolazione venosa non va bene, le vene, le valvole che sono all'interno delle vene si sono ammalate, per cui il sangue non riesce a tornare più verso il cuore e questo realizza una stasi cosiddetta venosa. Le nostre pazienti, io parlo di pazienti in particolare perché il 50% e più interessa la popolazione femminile. Certamente ne sono interessati anche gli uomini, soprattutto quando c'è familiarità. Perché quali sono le patologie che aggravano questa condizione? L'obesità, la familiarità, il sesso femminile, il lavoro sedentario, cioè stare a lungo fermi in una posizione eretta oppure a lungo seduti. Certo, quindi diciamo come possiamo fare per migliorare appunto la circolazione, anche in vista, come diceva lei, dell'estate, quindi il periodo un po' più caldo, gonfiore alle gambe, quali sono i rimedi, diciamo? Allora, chiaramente rimedi molto semplici, la nostra è una trasmissione molto pratica, quindi è per i nostri ascoltatori in modo che possano facilmente porre rimedio o Certo. quantomeno stare meglio. Allora, innanzitutto evitate la stazione eretta prolungata, chi sta a lungo seduto per lavoro o per lavoro sta a lungo all'impiedi, deve innanzitutto mettere delle calze elastiche che sono la base sia della prevenzione della malattia venosa, quindi sia come prevenzione che sono curative. Quindi la calza elastica è fondamentale. Dopodiché ogni tanto bisogna alzarsi dalla posizione da seduti o dalla posizione eretta, mettersi in movimento per qualche minuto, perché il cuore venoso, la pompa venosa è sotto la pianta del piede, per cui il movimento e la contrazione dei muscoli delle gambe fanno sì che il circolo riesce ad essere spinto verso l'alto e quindi tornare verso il cuore. Allora, piccole attenzioni, Sì. gambe in posizione di scarico, non seduti e con le gambe sulla sedia come fanno tanti nostri anziani. Bisogna proprio mettere la testa bassa e le gambe alzate. Un'altra cosa, evitare l'esposizione a fonti di calore. Quindi adesso si va al mare, mi raccomando, chi ha le vene varicose, l'insufficienza venosa, è preferibile che cammini in acqua, che metta le gambe sotto l'ombrellone, ma non direttamente alla fonte di calore né del sole, né del bagno caldo, né di cerette calde, perché queste possono fare molto male a chi ha l'insufficienza venosa. Venosa. Quindi diciamo molto importante, come ha detto lei, sono anche le calze elastiche e molto spesso sentiamo anche parlare di integratori, no? Che si possono prendere anche per. Assolutamente sì, esistono dei farmaci che migliorano la circolazione, che riducono la stasi venosa, quindi antiedemigeni, anticoagulanti, farmaci naturali che consentono un miglior trofismo della parete delle vene e quindi ci sono tante possibilità per essere aiutati. Sì, lei prima parlava appunto anche di stasi venosa e molto spesso la sentiamo associata anche alle flebiti, giusto? Mi sbaglio, non so se sono più o meno la stessa cosa. Assolutamente, perché poi la stasi venosa porta non solo alle flebiti, alle tromboflebiti, ma la stasi venosa e l'insufficienza del circolo venoso può portare anche ad un'insufficienza del circolo profondo, che è una patologia poi che può essere gravata da embolia polmonare e quindi anche molto pericolosa. Per cui le
La calza elastica va benissimo, camminare, non fare corse, ma camminare lentamente, riattivare la circolazione quando più possibile, prendere dei farmaci che migliorano la circolazione, mettere delle creme e soprattutto la postura è fondamentale. Ad esempio, partendo da una suoletta nelle scarpe per lo scarico venoso, già questo ci può aiutare. Quindi ovviamente bisogna sempre monitorare la situazione e con questi piccoli accorgimenti comunque si può migliorare sicuramente la qualità della vita e delle nostre gambe, perché poi spesso anche in Deve estate appunto soffriamo. migliorare, Sì, prego, deve soprattutto migliorare la qualità della vita, ma non deve peggiorare la situazione, perché altrimenti noi ci possiamo trovare di fronte a quelle gambe con discromie importanti. Le discromie sono quella colorazione nera della pelle scura, di un marrone scuro che a volte si ulcera e quindi crea delle ulcere varicose che difficilmente poi vanno via. Le varici, che sono una sede tipica per le trombosi e che possono essere curate chirurgicamente, si arriva soltanto poi alla chirurgia facendo uno stripping della safena oppure una varicectomia. Comunque bisogna fare molta molta prevenzione, soprattutto quando si sa di avere una familiarità, fare un Doppler venoso almeno una volta all'anno. Il Doppler venoso viene fatto con un apparecchio che trasmette delle onde. Le onde, quando tornano nell'apparecchio, disegnano la forma sia dell'interno del circolo arterioso, sia dell'interno di un cuore, sia all'interno delle vene. Sempre vi faccio vedere adesso l'apparecchio Sì, con il quale io esatto, lavoro, così vediamo ecco, proprio come vedete. praticamente come. Qua, come vedete, io ho inviato un fascio di sonda, in questo caso al cuore, mi Sì. sono tornate le immagini col movimento. Non so se riuscite a vedere, ecco qui. Sì, Le vediamo, cose vediamo. con le quali io normalmente lavoro, come vedete, qui vediamo una valvola mitralica che si apre e chiude, la contrazione del cuore. Questo viene fatto nei vasi in egual misura. E quindi noi con questo esame Doppler riusciamo a vedere l'interno proprio del vaso, quindi A sia se si monitorare. sono creati dei trombi, sia stabilire qual è il grado di insufficienza e quindi di reflusso all'interno della vena, e valutare il grado di insufficienza che noi abbiamo. E ha un'incidenza Questa è la maggiore? cosa giusta, Sì. le piccole cose giuste da fare per poter vivere meglio la nostra vita quotidiana. Certo, e ha un'incidenza maggiore sulle donne, poi diceva prima. Sì, ha un'incidenza maggiore sulle donne, in genere c'è una familiarità, una mamma, una zia che hanno avuto l'insufficienza venosa, le varici, c'è una predisposizione. È chiaro che la prima manifestazione in genere nelle giovani l'abbiamo durante la gravidanza, perché come per l'obesità c'è un aumento di peso e quindi questo peso va a gravare sulla crosse e questo porta ad aumentare l'insufficienza venosa. E quindi quando sappiamo di aver avuto una familiarità dobbiamo porre attenzione, facciamo una visita angiologica almeno una volta all'anno, un eco Doppler venoso e arterioso almeno una volta all'anno, in modo da stabilire qual è la cura migliore per noi, per non Esatto. arrivare poi ad avere la malattia in maniera conclamata, perché Cronica, a quel diciamo. punto potremo soltanto, non solo cronica, ma potremo solo assistere al peggioramento e non più alla prevenzione, perché si Certo. tratta sempre poi, quando lo stato è avanzato, di un'insufficienza venosa di tipo cronico. Cronico vuol dire che non può più Più guarire, tornare quindi indietro. può peggiorare oppure può rimanere stabile nelle condizioni in cui cominciamo a prenderci cura di queste vene che si sono ammalate. Eh sì, anche con l'età poi magari può peggiorare, quindi prevenire prima è sempre, insomma, la cosa Sicuramente migliore. l'età non porta miglioramento per nessuna patologia, che con Esatto. l'età chiaramente tutti i tipi di difesa dell'organismo si riducono. Ok, quindi diciamo un altro argomento poi che molto spesso, diciamo, il colesterolo è un argomento abbastanza spinoso perché, vabbè, sappiamo che è suddiviso in colesterolo buono e colesterolo cattivo. HDL e LDL, giusto? Se non sbaglio. Quindi magari Sì, è facciamo proprio questa. giusto. Sì. Allora, Prego. cominciamo col dire che il Esatto, facciamo questa. colesterolo è un accumulo di grassi
soprattutto di grassi cattivi. Che cosa fanno questi grassi cattivi? Circolano nel sangue, si depositano sulle arterie, soprattutto quando sulle arterie si è creata già una piccola lesione, mano a mano si depositano come le pietre sul fondo del fiume e quindi da una piccola pietruzza si arriva poi a grosse pietre, prima a formare nelle arterie, che possono essere le arterie di tutto il corpo, ma le carotidi in particolare, si creano delle placche che poi ostruiscono la circolazione. Quando la circolazione viene ostruita poi da una placca che è cresciuta piano piano, colesterolo su colesterolo, pietra su pietra, il vaso si è chiuso, a quel punto la zona irrorata da quella arteria va in ischemia, quindi soffre e va in necrosi. Questo può capitare al cervello, può capitare al cuore, può capitare ad una gamba e quindi l'esito è che noi perdiamo la funzione di quegli organi. È molto facile prevenire sia chi ha una ipercolesterolemia di tipo familiare, chi invece l'ha acquisita attraverso l'alimentazione o un corretto o un non corretto stile di vita, ad esempio la sedentarietà. Allora, a questo punto noi abbiamo tanti rimedi per abbassare il colesterolo, è fondamentale abbassare il colesterolo, lo facciamo prima con una dieta che sia priva di grassi di tipo animale, quindi di origine animale. I grassi di origine vegetale, tipo l'olio di oliva, non ci fanno male, i grassi animali invece purtroppo ci fanno male. E allora, che cosa dobbiamo fare? Dieta sana, alimentazione priva di grassi animali, quindi latticini, burro, il Tutte grasso del le gli pollo, alimenti grassi. mangiare carni bianche, mangiare pesce azzurro, fare un'attività fisica, perché camminare ci aiuta a consumare questo colesterolo in eccesso. Quando invece il colesterolo si è già depositato, purtroppo è già presente sulle nostre arterie e può dare nel tempo un'ostruzione, una trombosi. Allora a quel punto noi dobbiamo prendere dei farmaci che si chiamano antiaggreganti, dobbiamo prendere delle statine Stati. perché facciamo la prevenzione primaria dell'infarto cardiaco, dell'ictus cerebrale. Questa è la base perché vedete poi queste malattie, l'infarto, l'ictus cerebrale, non vengono così d'amblè, sono come la pioggia che piano piano si è depositata Si goccia a deposita. goccia e poi dopo aver avuto il temporale noi purtroppo assistiamo agli esiti e a volte non buoni. E quindi Quindi quando diciamo i comincia a campanelli di chiudere allarme questo, quali possono essere? i campanelli di allarme sono l'aumento del colesterolo cattivo, una familiarità, una storia di una famiglia che ha avuto già degli ictus, degli infarti, ha il colesterolo alto, si deve porre il problema di mettere, di azzerare questi fattori di rischio, perché la malattia ischemica non è una malattia obbligatoria, è una malattia che viene se non ci prendiamo cura dei fattori di rischio. I fattori di rischio, alcuni sono eliminabili, quelli che dipendono da noi, Da noi, quindi dal diciamo, tipo di dallo vita che stile magari anche facciamo, alimentare. da quello che mangiamo, dal tipo di vita che facciamo. Alcuni fattori non sono eliminabili, che sono la familiarità, il sesso, l'età. E quindi dobbiamo fare prevenzione almeno di quello che noi possiamo curare da soli. I fattori di rischio che non possiamo modificare comunque rimangono poi limitatamente ristretti. Ricordo che uno dei fattori di rischio importanti per la malattia delle arterie è il fumo di sigaretta. Quindi igiene importante per quanto riguarda l'igiene della salute, quindi lunghe camminate, non fumare, dimagrire, cibi sani, privi di grassi animali. E vedrete che in questo modo noi staremo meglio. Se non ce la facciamo così, aggiungiamo dei farmaci che si chiamano statine o altri farmaci ancora che aiutano la circolazione. Tutto questo perché noi e voi non ci dobbiamo ammalare di malattie di cuore, malattie del cervello, malattie dei reni o delle arterie. Tutto quello che vi ho detto che dovete fare serve a non ammalarvi. Se non avete questi piccoli accorgimenti, poi quando avrà finito di piovere, non vi meravigliate di aver trovato una pozza piena d'acqua, perché
perché sapevate che il temporale sarebbe arrivato. Eh sì, perché come dicevamo prima è goccia dopo goccia, quindi bisogna comunque sempre monitorare il tutto Sai e come tenere si sotto chiama controllo. questo? Sai come si chiama questo? Si chiama calcolo del rischio coronarico. Non l'ho inventato io, abbiamo capito che i pazienti che non facevano attenzione a questi fattori di rischio in 10 anni purtroppo potevano avere un ictus oppure un infarto del miocardio. Ma non era obbligatorio, bastava togliere i fattori di rischio uno a uno, quelli che erano modificabili da noi stessi. Esatto, quindi insomma ai nostri ascoltatori abbiamo dato dei consigli pratici, anche comunque anche nel caso della circolazione prima, semplici, naturali, però bisogna sempre tenere sotto controllo il tutto, soprattutto anche con il colesterolo cattivo, che è l'indice, diciamo, che ci indica che qualcosa non sta andando nel verso giusto. Quindi sicuramente insomma bisogna eliminare qualche cibo, perché poi spesso ci sono molti cibi grassi purtroppo che magari ci piacciono, che però purtroppo Però hanno anche delle controindicazioni. noi viviamo in un posto meraviglioso dove c'è pesce azzurro, un pesce Esatto. semplice che contiene omega 3, noi possiamo mangiare alimenti senza grassi animali, non è obbligatorio. La pasta, il pane, le verdure, le carni bianche non contengono colesterolo. I latticini tipo la ricotta, il fior di latte hanno bassissimi livelli di Sono colesterolo, più se non magri. niente. Quindi diciamo che a che cosa dobbiamo rinunciare? Agli insaccati, alle mozzarelle, al burro, perché alle uova il tuorlo dell'uovo è un serbatoio di colesterolo. Ma se andate a vedere, amici cari, sono più le cose che potete mangiare che quelle a cui dovete fare a meno, perché le Esatto. cose troppo complicate, i cibi troppo Troppo complessi, elaborati. ad esempio i dolci, contengono tante di queste cose che bene non vi fanno. Fate il vostro dolce a casa con un po' di olio d'oliva che fa sempre bene, vitamina C, e poi se succede qualche volta di aver mangiato male, il giorno dopo noi riprendiamo la nostra cura della vita normale, dell'alimentazione normale. Certo. Ricordatevi sempre che il giusto sta nella misura delle cose, quindi un po' di Un po' tutto di non fa tutto. male mai. Mi raccomando, attività fisica e dieta controllata. Allora, appunto sulla scia di questo dell'alimentazione, come sempre, anche come la puntata precedente, lasciamo la parola al nostro chef che ci ha preparato un buon piatto. Ringraziamo la dottoressa Elvira Serra, che è sempre molto chiara, insomma, precisa, abbiamo dato davvero dei consigli molto utili. Quindi ci diamo appuntamento alla prossima puntata con la dottoressa Serra e noi lasciamo la parola al nostro chef per la solita ricetta settimanale. E ci Io ho ritroviamo in provato la studio. sua ricetta, l'ho trovata molto buona, Sì. lo ringrazio, ma come penso che tanti di noi impariamo a fare delle cose un po' meglio e Esatto. magari Eh sì, quindi belle anche da un punto di vista estetico. Un abbraccio esatto. forte, grazie per l'attenzione e alla prossima volta. Grazie Ciao! mille, alla prossima. Grazie, dottoressa. Ben ritrovati all'appuntamento culinario di Obiettivo Benessere. Oggi vi preparerò una tartare in due varianti, una esotica e una mediterranea. Come poter mangiare del pesce crudo in totale sicurezza in casa? Va abbattuto. Dopo l'acquisto va messo il prodotto in una bustina ermeticamente chiusa. Poi va messo nel congelatore a meno 18 gradi per 2 ore. Dopodiché va passato in frigo per la decongelazione. A questo punto della fase il pesce è pronto per poter essere mangiato. Come di consuetudine, partiamo con gli ingredienti. 200 g di gamberi rossi locali, un lime, un limone, un'arancia, un mango e un mazzetto di menta, olio, sale e pepe. Per prima cosa puliamo i nostri gamberi. Prendiamo il gambero, muoviamo delicatamente la testa e l'alziamo in modo lento da deviscerarlo. Iniziamo con la versione mediterranea. Prendiamo i nostri gamberi e li mariniamo con mezzo limone,
mezza arancia, olio, sale e un po' di pepe. Ricopriamo per bene con una pellicola e li mettiamo in frigo a riposare per circa 15-20 minuti. Nel frattempo tagliamo una fettina sottile di arancia a mo' di carpaccio. Rifiniamo per bene la buccia eliminando la parte bianca. A questo punto prepariamoci un poco di olio aromatizzato alla menta. Prendiamo la menta, prendiamo l'olio, prendiamo delle foglioline, maltrattiamo un poco per far uscire gli oli essenziali, prendiamo l'olio, aggiungiamo un pochettino. Dopo 15-20 minuti di marinatura in frigo possiamo scolare i nostri gamberi. Tagliamo i nostri gamberi una volta pronta la tartare. La dobbiamo mettere sulla fetta d'arancia. Ora versiamoci un poco d'olio aromatizzato, un poco di succo d'arancia, poco poco, sale e pepe quando basta. Mettiamo un po' di menta sgrinzata sopra e chiudiamo il nostro piatto con un poco d'olio. Passiamo alla versione esotica. Sbucciamo il nostro mango. Una volta sbucciata andremo a tagliare a cubetti molto piccoli. Una volta fatto il mango possiamo preparare la tartare di mango. Ora possiamo assemblare il piatto. Prendiamo sempre un coppapasta, lo mettiamo al centro del piatto. Facciamo il primo strato di mango. Andiamo a metterci un poco d'olio aromatizzato e un poco di sale. E una spezzatina di lime. Poi facciamo il secondo strato con la nostra tartare di gamberi. Andiamo a mettere altro olio aromatizzato. Gocce di lime. Prendiamo il nostro coppapasta e lo sfiliamo lentamente. Ed ecco, è pronta la nostra versione esotica. Ed anche per oggi è tutto. I due piatti sono pronti. Io voglio consigliarvi una cosa.
Invece di abbinare questi due tartare con un vino bianco come fanno poco tutti, io lo abbinerei con un bel Pinot Nero. Provatelo e poi mi fate sapere. Alla vostra. Grazie mille al nostro chef Gianluca Russo che di puntata in puntata ci prepara questi buonissimi piatti e soprattutto anche molto belli da vedere. Mi raccomando, cercate di replicarli nelle vostre cucine e noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Obiettivo Benessere. Grazie a tutti.